mister Gautieri, ancora un esordio positivo, una costante nella carriera, una partita difficile contro un avversario che ha dimostrato, al di là della sconfitta, di valere la sua attuale quarta posizione in classifica. Questo però accresce i meriti della Ternana. Sì, ma noi sapevamo comunque di affrontare una squadra in salute, una squadra che sta facendo un campionato bellissimo e se si trova in quella posizione di classifica sicuramente ha dei grandissimi meriti, perché è della prima giornata che comunque sta facendo un grandissimo campionato. Giocano molto con il trequartista e due attaccanti, questo lo sapevamo. Sulla seconda palla l'abbiamo studiati e sapevamo benissimo che arrivavano sempre prima. Devo dire che da parte della squadra c'è stata la compattezza, la voglia di fare il risultato, la ricerca delle giocate che abbiamo provato durante le settimane. Sono contento per quanto riguarda il risultato. Bisogna lavorare ancora tantissimo su tanti concetti, ma questo lo sapevamo che comunque fosse così. Ecco. Ecco, l'azione del gol credo che possa inorgoglire l'allenatore, perché è lo specchio di quello che è stato provato in settimana. Di fronte alla panchina del Cittadella, Avenatti difende una palla da mezzala, ci mette tigna, come si dice in gergo, la scarica su Pettinari, lancio splendido di Pettinari e giocata perfetta di Falletti, al di là dell'aspetto tecnico, proprio nella scelta del tempo di gioco, quello che Gautieri ha provato in settimana. Sì, abbiamo provato in settimana questo tipo di giocata. Devo dire che comunque anche il primo tempo me l'hanno fatto e non siamo stati bravi nell'ultimo passaggio, mentre il secondo tempo siamo stati bravi con la verticalizzazione su Avenatti, rotazione di Pettinari e taglio immediato di Falletti. Mi sono convinto che questa squadra qui, attraverso il lavoro, attraverso le giocate, può fare benissimo. E devo dire che comunque, anche sbagliando tanto, sono andati alla ricerca delle situazioni che abbiamo provato durante la settimana e questo mi fa ben sperare. Sapevamo anche che comunque affrontavamo una squadra forte, dove, se ben ci ricordiamo, ha vinto anche 5-1 con la prima in classifica, che è il Verona, e se è lì non è un caso. Ecco. Ecco, lo spirito di sacrificio e l'abnegazione che lei ha sottolineato e che sono stati presenti per tutta la partita mi sembrano esemplificati da quel recupero praticamente all'ultimo di Valiant su quel calcio d'angolo che salva sulla linea. Ecco, mi sembra proprio l'emblema di una squadra che non molla mai e che non deve mai mollare. Ma assolutamente, ci deve essere l'atteggiamento, l'appartenenza alla maglia, la voglia di fare il risultato, la voglia di difendere il risultato. Io penso che per vincere le partite bisogna avere sempre l'atteggiamento giusto, non sempre ci si riesce, l'importante è aver dato tutto e oggi oltre al risultato c'è stata anche, ripeto, la compattezza della squadra, del gruppo, perché devo dire che anche chi era fuori ha partecipato tantissimo e questo mi rende felice. Però questo deve essere lo spirito di gruppo. Sicuramente ci saranno dei momenti di difficoltà come ci sono stati oggi. L'importante è avere sempre il giusto equilibrio nel gestire le cose, ma bisogna sempre dare il massimo per far sì che poi si esce dal campo con la maglia sudata e convinti di aver dato tutti. Ecco. Mi aggancio alle ultime parole: voglia di fare la guerra, tra virgolette, di battagliare, certo, nei limiti dell'etica sportiva. Da questo punto di vista, Avenatti, giocatore di classe immensa, a volte accusato, probabilmente in maniera ingiusta, di indolenza, oggi ci ha messo, a cominciare dall'azione del gol che ricordavamo prima, molta tempra, molta grinta. Se Avenatti ha questa convinzione, può essere determinante nel girone di ritorno. Ma noi sappiamo benissimo che Avenatti è un giocatore importante, un giocatore di categoria superiore, un giocatore dove comunque può fare bene. Questo dipende solo da lui, non c'è solo il sabato, c'è il venerdì, c'è il giovedì, c'è il lunedì, c'è il martedì, c'è il mercoledì. Però questo è lo spirito della squadra. Avenatti è entrato bene, devo dire che sono contento perché mi ha fatto quello che gli ho chiesto. Ma tutti sappiamo che Avenatti è un giocatore importante, ecco, questo non lo scopro io. Cambio di veste tattica per la Ternana 4-3-3, però di fatto solo davanti cambia qualcosa. Come sta assimilando la sua squadra? È vero che lei è qui da poco, ma il nuovo sistema di gioco, considerato anche che oggi il gol è arrivato su una situazione che, come ha detto Falletti, è stata provata e riprovata in settimana. Sì, abbiamo cambiato sistema di gioco nella fase di non possesso, anche se poi durante la gara ci siamo, con i due attaccanti esterni, siamo stati più stretti, è stata una sorta di 4-3-2-1, visto che loro avevano messo un centrocampista in più. I ragazzi mi hanno fatto bene anche questa fase, perché comunque l'abbiamo provato
in settimana, sapevamo che comunque il Cittadella cercavano spesso il centrocampista basso. Per quanto riguarda il gol, è la giocata provata in settimana, questo sì, e questo devo dire che sono molto contento su questa situazione. Quel quarto d'ora finale di sofferenza è il giusto dazio da pagare, tra virgolette, ad una squadra che è meritatamente quarta, o si poteva e si doveva fare meglio? Abbiamo avuto l'impressione che il Cittadella trovasse con una relativa facilità lo scarico sugli esterni, sulle sovrapposizioni, soprattutto sul nostro fianco sinistro, dove Petriccione, probabilmente il miglior rossoverde in assoluto fino al giro di boa, è apparso, almeno dalla tribuna stampa, un po' in difficoltà sul piano atletico. Ma sì, devo dire che la sofferenza c'è stata. Dopo il gol ci siamo abbassati tantissimo. È normale che quando ti abbassi tantissimo difendi in area di rigore. È una squadra come il Cittadella ti mette in difficoltà, ma questo lo sapevamo, perché comunque, anche vedendo le statistiche, il Cittadella è una squadra che negli ultimi 20 minuti esce fuori, perché stanno anche bene fisicamente, però ripeto, oggi dobbiamo essere contenti per la prestazione che abbiamo fatto sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Bisogna lavorare tantissimo sotto tante situazioni, di cui è questa, perché comunque noi bisogna avere sempre la stessa mentalità, e abbassarsi vuol dire che ti difendi, e quando ti difendi in area di rigore rischi di correre tantissimi pericoli, come l'abbiamo corsi negli ultimi 15 minuti. Qualche pericolo anche nel primo tempo. Germoni, che è sembrato in difficoltà, non a caso credo sostituito dopo l'intervallo. Di Noia mi sembra palese abbia fatto meglio, però probabilmente, soprattutto per un ragazzo giovane come Germoni, che finora ha tirato la carretta, ci può stare una qualche difficoltà, no? Ma questo sicuramente, cioè il ragazzo era in difficoltà, ma come era in difficoltà il primo tempo anche Petriccione, cioè dovevo fare una scelta, ho preferito togliere più un difensore che un centrocampista. Di Noia è entrato facendo una buona partita, però devo dire anche che se noi andiamo a guardare il primo tempo, gli errori di Germoni sono stati due errori in uscita, ma posso anche dire che il campo non permetteva di giocare in un certo modo, perché il campo non era in condizioni perfette per poter giocare a calcio come piace a noi. Ecco. Da un giovane a un giocatore un po' meno giovane, Christian Ledesma non è solo un nome, per quanto importante, ma mi sembra che oggi, dal punto di vista qualitativo, ma non solo in fase di impostazione, ma anche in fase di interdizione e sacrificio, abbia davvero fatto fare il salto di qualità alla squadra guidandola. È questo che lei chiede appunto a un giocatore come Ledesma? Ma sì, Ledesma è un giocatore che ha fatto una carriera importante, un grandissimo professionista che ancora oggi si mette in discussione, un giocatore che sa dove può arrivare. Oggi ha preso la squadra in mano in un momento di difficoltà, un giocatore che comunque dopo la partita di Pisa e oggi non giocava da un bel po', ma sono convinto che è il classico giocatore che sotto l'aspetto caratteriale ti darà tantissimo sotto l'aspetto tecnico-tattico. E questo per me è molto importante. Ultima notazione: Pettinari, stupefacente per chi non lo conosce, per la capacità di giocare con entrambi i piedi. È chiaro che predilige il destro, ma gli abbiamo visto fare delle cose col sinistro pregevoli. A questo punto non è forse così necessario un attaccante esterno mancino, oppure resta una priorità per giocare con gli attaccanti esterni, o comunque con un 4-3-2-1 come oggi, l'idea di un attaccante esterno mancino rimane nei desiderata di mister Gautieri, oppure, viste le caratteristiche dei Pettinari, se ne può anche fare a meno? Ma no, ma io non ho mai... Io di mercato non abbiamo parlato con la società, io mi fido ciecamente della società. Pettinari oggi ha fatto benissimo l'attaccante esterno. Io oggi, come ieri e come alla presentazione, preferisco parlare dei giocatori che ho e non di quelli che potrebbero arrivare e se arriveranno. Io devo pensare ad allenare il materiale che ho a disposizione, migliorare giocatore per giocatore singolarmente ogni giorno della settimana. Momenti in cui arriverà un giocatore, se arriverà, farà parte del gruppo. Se sarà un attaccante, miglioreremo certe situazioni. Se sarà un centrocampista, miglioreremo diversamente. In conclusione, rapidissimamente, c'è la Spezia, che è un'altra finale, però c'è una parte della sua testa che va già al derby? No, il mio obiettivo oggi era Cittadella, adesso c'è la partita di Spezia, e per quanto riguarda il derby tutti sappiamo l'importanza di questa partita. Il derby è una partita che si prepara da sola, però noi dobbiamo andare per step e pensare lunedì, lavorare tantissimo e sodo, perché
c'è la partita di Spezia che è una partita difficile, una squadra che è stata costruita per vincere il campionato. Quando ci sarà la settimana di Perugia ragioneremo su Perugia. Grazie mille mister, buon lavoro. Grazie mille.